Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi torno con una rubrica mensile che è una review, o quindi recensione, di tre prodotti all'hashtag ti metto alla prova. Questa rubrica è stata fatta con un'altra youtuber, cui ormai siamo praticamente diventate confidenti, diciamo, perché ovviamente ci sentiamo anche al di fuori della vita di YouTube, tipo WhatsApp, Facebook, quelle cose là, che è appunto Jessica del canale Jessica Mix Mua. Ovviamente voi passate a vedere il suo video gioiello al mio, che vi lascio qua sotto in info box insieme appunto al link del suo canale. Questo video che abbiamo deciso di fare è la seconda volta che lo facciamo e vi presentiamo sempre i tre soliti prodotti, quindi rossetto, mascara e skincare, o comunque prodotto che riguarda il viso e la pelle in generale. Quindi comincio subito con il farvi vedere i tre prodotti. Quelli che ho scelto per questo video sono questi tre prodotti qua, che ovviamente adesso vi mostrerò in dettaglio. Il primo, come potete vedere, è questo rossetto della L'Oréal Paris. Questo rosa, perché in realtà è un po' perlato, ed è bellissimo perché è l'edizione limitata, quella di Alice in Wonderland. Come avete visto, o avrete visto, se siete andate al cinema e avete visto questo film, che è Alice Through the Looking Glass, o anche Alice attraverso lo specchio, avrete visto e notato che all'inizio o alla fine, dipende dal cinema, c'era la pubblicità di questi fantastici rossetti, dove appunto ce n'era di vario tipo, tipo c'era quello di Alice, di Tempo, Stregatto, il cappellaio matto, la regina bianca e la regina di cuori. Hanno fatto appunto questa linea stupenda e io la adoro. La cosa, diciamo, più brutta di questo prodotto è che costicchia parecchio, perché essendo dell'Oreal, meno di 18 euro non lo trovate. È una cosa tipo MAC, insomma, praticamente. Ad ogni modo, io ve lo consiglio tantissimo, perché resiste davvero tantissime ore. Io l'ho messo un giorno e tipo sono stata via un pomeriggio intero e ce l'avevo ancora addosso. Ad ogni modo, se siete anche appassionati del film o comunque vi piacciono queste tonalità di colori, assolutamente consigliato, correte a prenderlo in tutti i negozi dove vendono la marca dell'Oreal, perché purtroppo ad esempio nella mia città c'erano solo tre negozi con queste edizioni limitate, certe addirittura erano proprio finite, quindi addio, perché sono andati proprio a ruba subito, e quindi affrettatevi, altrimenti potete trovarlo nel sito comunque ufficiale dell'Oreal o anche della Douglas. Passiamo al secondo prodotto, che come vi ricordate abbiamo fatto un mese fa io e Jessica, è appunto il mascara. Questa volta vi presento questo mascara della Rimmel London. Che personalmente è uno dei miei preferiti. Come vedete, beh, il packaging è tipo stupendo, perché io amo questi colori, come sapete sono molto vivace io con i colori. Eccolo qui, appunto, come vedete. È fantastico perché fa le ciglia super mega volumizzanti. Cioè, voi ve lo mettete anche 2-3 volte e sembra che abbiate le ciglia finte. Giuro, non è una grandissima bugia, ma è proprio così. Ed è appunto tipo quell'altro che avete visto nel video precedente. Io amo queste cose qui perché, non essendo capace di mettermi le ciglia finte, uso questi qua e faccio prima. Quindi ve lo consiglio assolutamente se vi piace appunto l'effetto ciglia finte e volete magari risparmiare e non prendere le ciglia finte, perché magari siete impedite anche voi come me. Quindi ve lo consiglio assolutamente. Terzo ed ultimo prodotto è questo prodottino qua, che è per il viso, una crema viso idratante della Argan Oil. Fantastica perché, a parte il fantastico profumo che emana, che io adoro, che è una specie di misto tra vaniglia e cocco, che sono le mie fragranze preferite, è fantastico perché vi rende la pelle super liscia, e specialmente per chi ha, diciamo, problemi di pelle tipo me, che ce l'ha secchissima, questo è perfetto. Va ovviamente applicato solo nel viso perché è crema viso idratante, e giuro che in pochi minuti praticamente avete il viso tipo a mo' di bambini, avete presente i neonati, ecco, uguale. Infatti lo adoro e ve lo consiglio tantissimo perché costa davvero poco, mi pare di averlo pagato sui 10 euro, quindi è assolutamente economico e non troppo costoso. E quindi se avete problemi alla pelle, ce l'avete secca e perdete la pelle, questo è perfetto assolutamente per il viso, specialmente per la zona fronte e zone guance. Ok ragazze, il video oggi è finito, io spero che vi sia piaciuto. Come al solito sapete che ogni mese io e Jessica faremo questa tipologia di video, quindi aspettatevi queste cose, questi video recensioni molto spesso.
Ricordatevi appunto di passare ancora nel suo canale a vedere il suo video se non l'avete ancora fatto. Io ovviamente ti saluto Jessica e ti mando un enorme bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!